Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video col vostro Dragonerte22 e finalmente, dopo tanta attesa, siamo qui per il primo video della beta di Destiny 2. Come vedete io già ho provato il titano e il cacciatore, però giocheremo questa volta con lo stregone. Tanto c'è il primo video della campagna, va seguito. Cora, dimmi che è tutto uno scherzo. Se lo fosse, ammetto che sarei fiero di te. Renderti fiero, Cade, sarà l'impresa più banale di oggi. Ora passiamo alle cose serie. Sono contento, Zavar, perché almeno in questo Destiny 2 hanno dato un'impronta ancora più evidente ai tre guardiani dell'avanguardia. Nel primo Destiny, soprattutto agli inizi, per come mi ricordo, erano lasciati in disparte. Forse è solo la bufera. O forse... Cosa dicono i satelliti? Nulla. Buon segno, no? No! Intendo dire che non ci sono. Non ci sono satelliti. No, non è un buon segno. Devo dire che la grafica è, almeno per quella dei video che si vede, è stupenda. Ed eccola, la Legione Rossa, coloro, i Cabal, che andremo ad affrontare, i nemici principali di questo Destiny 2. Con una stella, cos'è? Una stella? Ancora non l'ho capito. Comunque è una cosa sicuramente non positiva. Il filmato iniziale è fantastico, a mio avviso. Merita tantissimo. Altro filmato. Approccio alla torre, parla Falco della città 723. Ed eccoci. Guarda che bello questo stregone qua. Anche lo spettro, questo involucro mi piace. Cosa sta succedendo laggiù? Ti ricordi quando ti ho detto di non andare veloce? Ecco, dimenticano. Vai veloce. Altro breve caricamento. Come possiamo vedere, la grafica, la nostra casa, è qualcosa di incredibile. La torre, la città. E qui possiamo vedere il nuovo stile. Ah, guarda, non l'avevo visto. Non l'ho mai visto questo. C'è qualcuno che già mi spara e mi sta poco simpatico. Il menu principale è come è cambiato con la nuova sottoclasse degli stregoni, che è l'ama dell'alba. E questa immagine è splendida, c'è poco da dire. Con la nuova abilità del questa qui, che è la fonte curativa, e tiene premuto cerchio per evocare una pozza di luce che ripristina continuamente la salute per chi vi è all'interno. Senza perdere tempo, proseguiamo. Quest'arma cos'è?
Mamma mia. Ma non fa niente questa arma di danno, scusa. Com'è sto fatto? Come arma speciale cosa abbiamo? Cos'è questa? Ah, il buon caro vecchio fucile a fusione. Cos'era? Furia? Ah! Mi ero dimenticato di Cade. Cosa sta succedendo? La bala sta facendo l'eroe nella piazza. Io ho un appuntamento con degli alieni. Quanto è figo Cade. C'è poco da fare. È uno dei miei personaggi preferiti. Shax con una spada che vorrei pure io, però mi devo accontentare di un fucile a fusione. Allora, mi servo benissimo, sì sì. Cosa mi dai? Amante del rischio, un'arma energetica sarebbe una mitraglietta. Sono curioso di provare subito questa mitraglietta, vediamo com'è. Andiamo dai. Sono carico per questo video. Oh, mamma mia. Ed è fortissima come arma. È fortissima. Molto bella, tra l'altro, sono da vedere le armi. Non ho ancora visto. Ah, va bene. Il solito pugno a manata. Vediamo la granata. Lancio della granata. Per me il movimento della mano che ha lo stregone è splendido. Mi piace troppo come si muove. Lo preferisco perché è particolare. Certo, poi questo centurione mi sta ammazzando, però... Ok. La mitraglietta esotica. E quanti colpi ha? Ah, 40. Proviamo subito la fonte curativa. Oh! Buono! Veramente buona questa. Veramente. La mitraglietta dello stregone, mamma mia. Andiamo al cazzotto. Ovviamente potente come sempre. C'ha un po' troppo rinculo come quando spara. Ok. La grafica, non smetterò mai di dirlo per il momento, ma la grafica è degna di complimenti proprio. È stupenda, a mio avviso. Perché mi si ricarica da sola? Conduttore ad arco? Devo leggere assolutamente cos'è sta cosa, perché non finisco mai i colpi. A mio avviso lo stregone è forte con l'arma. Cioè, poi la ricarica dell'arma è pure bella, devo dire. Ah, hanno aggiunto anche il fatto che si arrampica. Il mio spettro classifica questi Cabal come la Legione Rossa. I Cora. Vediamo se possiamo cambiare. Una fazione d'elite dei Cabal, ciecamente fedele al loro comandante. Parata impetuosa. Ma non importa. Stanno attaccando il viaggiatore. Dobbiamo agire ora. Negativo. Il viaggiatore può aspettare. Dove sto andando? Sbagliato. Perdonate. Questa scena per me è stupenda. Un po' triste vedere il viaggiatore sotto attacco ed essere impotenti e non poterlo aiutare. Wow. Tanto pure la torre è sotto attacco. Tutto distrutto. Sbagliato a tirare la granata. Un'arma incredibile. Per il momento, da quello che ho potuto provare, che poi ovviamente vi farò vedere nei successivi video con gli altri personaggi, ma lo stregone è quello che ha l'arma esotica che mi piace più di tutti per ora. Prima lo stregone, poi secondo per me c'è il titano e infine il cacciatore. Ma adesso voglio provare assolutamente la super io. Proviamola a sto punto. Vediamo com'è.
fa casino. Molto, molto bella pure questa nuova super. Ok, curiamoci e diventiamo praticamente immortali mentre spariamo con l'arma che non finisce mai i colpi, però ha un rinculo troppo elevato. Questo posso dirlo. Dobbiamo resistere. Già siamo arrivati a 2 su 3. Ah, questo qui è un cacciatore. Vedete, questa pistola, questo cannone portatile fa danni solari, ma a me non è che sia piaciuto più di tanto. Guarda, ecco, guardate, questa è la nuova super del cacciatore con l'altra sottoclasse. Ha un bastone elettrico e sembra un Jedi in questo momento da come si muove. Zavala, ok, l'ultima navetta è partita. Siamo riusciti a difendere la torre. Non era a bordo. Ancora vado a cercarlo. Continuano a spawnare nemici. Però vai con l'icona. Il nostro obiettivo è andare avanti. Sarà fatto, comandante. E non aiutarli. Ecco, questa è una cosa che a me ha fatto ridere tantissimo. Questo è 3 anni che toglie sporcizia e nonostante tutto sia in frantumi continua a raccogliere polvere. Legione Rossa, non vi permetterò di dividerci e non mostrerò nessuna pietà. In quale potenza devastante Ikora fai distruggi una nave. Sono sicuro che troverà allora tu. Altri nemici. Io voglio provare la super per vedere. Ah no. Invio Amanda Holiday a recuperarti. Tra l'altro hanno aggiunto una cosa che adesso proverò a farvi vedere in qualche modo se ci riesco, che quando si plana, così come potete vedere, se premo il tasto giù si ferma in aria o comunque rallenta la discesa. Questo può favorire durante una sparatoria. Poi magari ci sarà qualcuno che lo dirà, ma io l'ho usato spesso, devo dire. E qua il primo centurione a vita gialla, che è morto in un secondo. Prima parte finita, adesso gustiamoci un altro filmato. Zavala, ho qui con me la nostra fonte di salvezza. Raggiungete la nave, ora! Spiega pure queste battaglie nello spazio. Vieni di forte! Nello spazio, beh, in nei cieli. Spazio è sbagliato. Vuol dire che Amanda non se la cava male a guidare. Dai, ragazzone. Fa qualcosa. Ok, ci siamo. Adesso va a distruggerli. Sono pronto. Ok. Noi dobbiamo disattivare gli scudi di questa nave. Perché mi hai cambiato arma? Io voglio questa. Voglio uccidere tutti. L'ologramma ci aiuta. Andiamo. Diamo un'occhiata. Dunque, il generatore di scudi dovrebbe trovare. Tra l'altro, volevo farvi vedere che non solo hanno aggiunto l'immagine anche lì, ma ogni sottoclasse sia appunto lo stregone in una posa diversa. E qui ci sono dei potenziamenti ulteriori che si possono fare, dove chiede un punto potenziamento che purtroppo io non penso che si possano trovare, ma finora non ne ho trovati. Non c'è nessuno. Eccolo lì. Qua davanti a noi c'è già il secondo boss che noi andiamo a disintegrare in un secondo. Ci riprendiamo un po' di vita e possiamo andare. La mia pistola piombeggiante si sta esaurendo. Notizie da Ikora? Nessuna da quando è andata a cercare l'oratore. Informazione! Avvicinatevi a me! La fusione non è che mi piaccia tanto, però. Preferisco di più la mitraglietta. Mi sono innamorato di quest'arma praticamente io. Ok, durano pochissimo. I nemici durano pochissimo. Muoiono con una facilità estrema. Sarà per l'arma, perché quando l'ho fatto col cacciatore ho avuto difficoltà. Non morivano subito. Le armi del cacciatore non mi
non mi sono piaciute, ma neanche quelle che mi davano inizialmente. Non per forza questa qua esotica. E qua già c'è il secondo boss con un'arma che rincula troppo, è difficilissima da usare. Quindi è meglio usare qua un fucile d'assalto che fa più danno. Dove è andato il mio personaggio? Oltre a farsi uccidere. Quest'arma per esempio mi piace, ma contro questo boss è praticamente ingestibile. Quindi mi devo arrangiare col fucile d'assalto. Fucile automatico. E vediamo un attimo. Nemici. Bel cazzotto, non ve lo leva nessuno. Riprendo un po' di vita, va. Almeno. Proviamo il fucile a fusione contro il boss. Ci morirò, sì, ma almeno l'ho ucciso. Ok. Proseguiamo. Bellissimo l'effetto della pioggia pure. Peccato che vada a 30 e non sia a 60, però grazie a Dio sono 30 belli fissi. Questo mi va bene. L'altro Destiny ha sempre, non ha mai avuto cali di frame, è sempre stato molto equilibrato, molto stabile, che appunto è ben ottimizzato. Vabbè, qua non ci interessa ucciderli, scendiamo direttamente noi. Ah, mi dimentico sempre di te. Con quale botto nella schiena? Ha finito i colpi? Oh no, adesso no però. Ah, meno male, qualcosa l'abbiamo recuperata. Perché contro questo boss che c'ha lo scudo energetico fa tanto quest'arma. Ok, raccogliamo un po' di... È morto subito. Ecco, qua c'è da divertirsi adesso. Fuggi le turbine e gli scudi si dissiperanno. Ok, eccola qua, ultima. Dove l'ho tirata quella granata? E credo sulla bobina, sì. Tant'è che si è disattivata. E adesso ne dobbiamo andare di qui, esattamente. Andiamo. Amanda, stiamo per uscire. Mi sentite? Come usciamo da questa situazione? Non potete. Ed eccolo, il nemico principale del gioco. Benvenuti in un mondo senza luce. È come se bloccasse il viaggiatore. C'è qualcosa che non va. E noi perdessimo la nostra energia. Non osare guardarmi, verme! Che dolore. Sei debole, impudente. Ti nascondi dietro a una muraglia. Non hai coraggio. Hai solo dimenticato la paura di morire. Lascia che te la ricordi. Veramente brutto e bello allo stesso tempo. Ah, è caduto lo spettro. La tua specie non ha mai meritato alcun potere. Io sono Gaudio. E la tua luce è mia. Che grande bastardo. Giocando una beta del genere, con una missione del genere, come si fa a non venir voglia di comprarlo subito? Sono senza parole. È stupendo. Che carina la nave dello stregone. Un po' strana. Comunque,
faccio vedere, qua c'è il navigatore dove noi possiamo scegliere le tre cose possibili per questa beta. Abbiamo le partite multiplayer competitive, un assalto sul nuovo pianeta Nessus, un nuovo pianeta che ci sarà, e le partite veloci in controllo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo successivamente. In questi giorni usciranno molti video di Destiny 2. Spero che la cosa vi faccia piacere. Iscrivetevi se non vi siete iscritti. Lasciate un commento per farmi sapere se vi è piaciuto. E noi ci vediamo a un prossimo video in questi giorni, sempre su Destiny. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.